Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto tra agosto, settembre e ottobre. Sono molti, ma non ve li mostrerò tutti perché alcuni li avete già visti nel video dello scaffale strabordante. Vi lascio il link di quel video e quindi non ve li mostrerò. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che troverete link dei libri che vi mostro giù nell'info box. Sono link affiliati. Questo significa che per un vostro acquisto io prenderò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale, mentre per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo. Vi ricordo inoltre, se vi va, di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Allora, parto, sono in realtà molti libri che ho acquistato su Vinted. Parto con un libro, appunto, come vi dicevo, preso su Vinted, pagato, mi sembra, un euro. È Hook, Capitanoncino. Questo qua praticamente è il libro del film. Ora, l'ho trovato a un euro, l'ho preso perché io sono un amante di quel film, ero curiosa e ho voluto acquistarlo. A me piacciono poi questi libri un po' vecchiotti che riguardano film di questi anni e quindi niente, l'ho preso, però ancora non l'ho letto. Sono, credo, tutti i libri che ancora devo leggere. Altro libro che ho preso è un libro che puntavo in realtà da molto, è di Francesco Falconi, edito La Corte Editore, ed è Elite Immortale. Questo è un libro che ho visto moltissimo su Instagram e mi ispirava molto. Credo che sia il primo di una serie e niente, vi farò sapere, sono molto molto curiosa di questo libro. Poi, altri acquisti su Vinted, ho preso un set di due libri, pagati entrambi 9 euro, e sono La Medium, che è un libro che volevo da molto ed ha un prezzo di copertina di 15,90, è un libro praticamente nuovo, mi ispirava tantissimo, e un altro libro che mi ispirava tantissimo, preso insieme all'altro, prezzo di copertina 18,90, è The End di Francesco Grandis, anche questo edito La Corte Editore, e mi sembra che di questo verrà fatto un film. È un distopico, ne ho sentito parlare molto molto bene, e quindi quando ho trovato il set con questi due libri ho voluto acquistarli appunto entrambi perché risparmiavo moltissimo. Poi, altro libro preso sempre su Vinted, prezzo di copertina 17,90, pagato 2 euro, è questo, Bringer, non so come si dice, comunque anche questo è un distopico, sempre edito La Corte Editore, di Giuliano Scavuzzo. Anche questo è un libro che puntavo da moltissimo e l'ho acquistato, quando l'ho visto a 3 euro l'ho acquistato subito. Sono molto curiosa. La Corte Editore, devo dire che è una casa editrice che fa dei titoli molto molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda la distopia, quindi se vi interessa questo argomento vi consiglio di andare a dare una sbirciata, perché appunto ci sono dei titoli molto interessanti. Poi, togliendoci dalle distopie, un libro che volevo da tantissimi anni, anche questo ha un prezzo abbastanza alto, l'ho pagato però solo un euro, è Il Collegio di Santa Lucia. Questo qua è un libro che veramente è da anni nella mia wishlist, credo tipo 15 anni, ed è un libro, dovrebbero essere una serie di racconti un po' tetri che mi ispiravano molto, e appunto finalmente sono riuscita a prenderlo. Altri due libri presi su Vinted, ma che non mi sono fatta spedire perché le venditrici erano della mia stessa città, quindi abbiamo fatto uno scambio di persona, sono Finché morte non vi separi, questo libricino che ho pagato un euro, prezzo di copertina 6,90 euro, questo qua è edito Abbi Editore, che fa dei libri bellissimi con delle illustrazioni molto molto belle, sono proprio dei libri molto curati, e anche questo è una serie di racconti. Ultimo libro preso su Vinted è un fantasy, L'Isola Invisibile, anche questo è un libro che volevo da tantissimo, da tanti tanti anni, prezzo di copertina 17 euro, l'ho pagato 4, e appunto l'ho preso, messo in condizioni perfette. Devo dire che tutti i libri che ho preso su Vinted sono praticamente come nuovi. Su Vinted devo dire che faccio sempre degli ottimi affari. Tra l'altro giù nell'info box troverete anche il link del mio armadio Vinted, se vi può interessare. Però adesso voglio passare
ai libri nuovi. Allora, sono stata alla Fiera del Libro a Pisa e ho preso questo, La Principessa Sposa. Da questo libro è stato tratto un film, mi sembra è la storia fantastica. Era uno dei miei film preferiti di quando ero piccola e quindi quando ho trovato il libro da cui è stato tratto il film, l'ho voluto prendere. Ho sentito parlare molto bene di questo libro e edito Marcus y Marcus, vi farò sapere. Poi ci sono gli sconti della casa editrice Il Saggiatore, in questo momento del 20%. Approfittando di questo 20% di sconto e aggiungendo a questo 20% di sconto un buono che avevo su IBS, ho acquistato Mostri in Terapia. Il prezzo di copertina è di 23 euro, io l'ho pagato 12 nuovo. E questo dovrebbe essere, da quello che ho capito, una psicologa che ha appunto in terapia i vari mostri dei personaggi dei libri, ad esempio il mostro di Frankenstein, queste cose, questi mostri qua. Mi sembrava carina la trama, lo puntavo da un po', ma 23 euro era veramente troppo, quindi approfittando dello sconto e del buono messi insieme sono riuscita a prenderlo ad un prezzo molto più abbordabile. Poi un libro che ho preso ad agosto, senza sconti, ma anche questi adesso sono scontati del 20%. Sto parlando di un libro edito Bompiani, quindi anche Bompiani ha lo sconto del 20%. Ho preso La Valle dell'Eden. Io di quest'autore avevo letto Uomini e Topi, mi era piaciuto moltissimo e avevo messo in wishlist questo e Furore. E intanto ho preso questo, poi si penserà a Furore. È un bel librone, bello grosso. Quando avrò letto questo, prenderò poi Furore. La Mondadori invece ha fatto una promozione che non so se c'è ancora, dove acquistando due libri si aveva in omaggio uno zaino. Tra l'altro a me uno zaino serviva, questi libri li volevo e quindi ho approfittato e ho fatto questi acquisti. Ho preso Così si perde la guerra del tempo, ne ho sentito parlare molto bene, è un libro un po' strano, dove appunto sembra quasi uno scambio epistolare tra due fazioni, tra due persone di due fazioni diverse, rossi e blu, e niente, vi farò poi sapere. E poi, sempre Mondadori, ho preso Ring Shout, è un libro che puntavo da un bel po' e alla fine mi sono decisa a prenderlo. Poi ho preso dei libri in edicola. Allora, il primo libro costava 2 euro, è Pippi Calzelunghe, che ho voluto prenderlo appunto perché costava molto poco, non prenderò altro di questa collana. Collana per ragazzi, ora non mi ricordo che cosa c'è, mi sembra c'è poi anche Mary Poppins, ci sono dei libri di Roald Dahl, questa era la prima uscita e ho preso questo. Per quanto riguarda Hachette, ho preso la prima uscita di una collana che adesso non mi ricordo, I Maestri dell'Avventura, una roba del genere, che è L'Isola del Tesoro, costava 2 euro e l'ho preso, ma di questa collana non prenderò altro, ho preso solamente la prima uscita, molto bella, con delle belle illustrazioni. Questi libri qua che escono in edicola sono meravigliosi e quindi ogni tanto ne approfitto. Una collana invece che mi piace moltissimo in edicola e che di queste ne ho prenotati un po', devo essere sincera, è questa collana delle storie fantastiche questo mi sembra sia RBA, non mi voglio sbagliare, ma mi sembra sia RBA, sì. Ho preso La Bella e la Bestia. Un'edizione piccolina ma molto molto carina con delle illustrazioni all'interno, è molto curata e qui abbiamo la prima versione della Bella e la Bestia e anche la seconda versione scritta da un altro autore che ancora non ho letto e poi ho preso Le Mille e una Notte. La prossima uscita che prenderò sarà Sogno di una notte di mezz'estate, se non sbaglio, comunque anche Le Mille e una Notte. Vedete, è molto bella, ci sono le illustrazioni e sono proprio molto curate anche, non solo le illustrazioni, ma proprio anche, ad esempio, l'inizio capitoli sono così, sono molto molto carini. Questi sono stati gli acquisti che ho fatto negli ultimi 3 mesi. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri che vi ho mostrato o se avete qualche libro da consigliare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!